Un chilometro 800 metri alla conclusione, c'è stato un attacco della formazione della Quick Step capitanata dal lussemburghese Jungels con Gaviria, che è il miglior velocista della squadra di belga. Dunque ha messo in difficoltà questo attacco di Jungels tutto il gruppo, Greipel in testa, ancora Jungels in prima posizione su 9 corridori che guidano la corsa, ben 5 sono della Quick Step. E allora, quando manca un chilometro e 400 metri alla conclusione, andiamo con un flash da Moto 1 Massimo Ghirotto, grande azione della Quick Step. Esattamente, è stato Jungels con Gaviria, Nisolo, Ciuccio, Zelli, Keyser, Richese, grande compagno di squadra di Gaviria, palco 1200 metri. 1200 metri alla conclusione con Gaviria, logico favorito di questa corsa perché ha ben 4 compagni di squadra, fra cui il suo capitano Bob Jungels che continua a tirare. C'è anche Richese, il corridore argentino, che lancerà in rampa di lancio il colombiano Gaviria, che è l'uomo specialista delle volate per la formazione della Quick Step. Attacco dunque di Bob Jungels, c'è anche il bielorusso Siuzu, 3 le maglie di campioni nazionali, Siuzu, il nostro Nizzolo e anche il corridore Gaviria e Bob Jungels. Il gruppo di della maglia rosa di Greipel non è riuscito a colmare il buco, si è creato un ventaglio, spiegava il collega Luigi Coppola come dal Poetto questa rotonda abbia in qualche modo deciso la corsa, perché su quella rotonda è scattato Jungels, si è portato appresso 4 compagni, poi si sono accodati altri 5 corridori. Fatto sta che questo gruppettino, questo drappello di 9 uomini sta volando verso il traguardo. Mancano ormai 600 metri alla conclusione, direi che la corsa dovrebbe essere nell'appannaggio di Jungels. Prova a scattare Siuzu sul centro della carreggiata, la partenza di un corridore della Opland, ma attacca Gaviria, è pronto Gaviria a lanciare il suo sprint. Mancano 250 metri alla conclusione, Gaviria in seconda posizione, ancora Gaviria, la volata lanciata da Gaviria che va a prendersi la vittoria, con Gaviria che lancia il suo sprint poderosissimo e va a imporsi il corridore colombiano Gaviria, 135 il dorsale, e dunque grande vittoria del colombiano Gaviria, ma grande vittoria della Quick Step. Linea allo studio.